troppo savio, troppo davvero, anche per l'Atletico Torino. Finisce 0-6 a Montepulciano in favore dei Blues di Eros Guglielmo, con le reti di D'Angeli e Straffi nel primo tempo, mentre nella ripresa, a siglare, sono Fontana, Canepa, Mirti e Nicoletti. Savio che si qualifica così per la finale di sabato a Cortona, dove incontrerà il Tau Alto Pascio. Finale giovanissimi dilettanti, cui titolo detiene ancora la Vigor per conti, per un Lazio sempre più protagonista. Savio in vantaggio al minuto numero 10 del primo tempo, con il calcio di rigore assegnato dal direttore di gara, signor Federico Fontani di Siena. Dal dischetto si presenta D'Angeli, che spiazza Mancino, portando così in vantaggio il Savio. Palla da una parte, portiere dall'altra, e 1-0 Blues. Savio che però si tranquillizza un po' troppo, e così l'Atletico Torino si rende pericoloso, speso in contropiede. Al minuto numero 25 rischia di trovare anche il calcio di rigore, con Cursi che commette forse una leggerezza, ma per il direttore di gara non ci sono dubbi. Ed è simulazione per Marco Tufano e cartellino giallo per il numero 11 dell'Atletico Torino. Savio che può trovare il raddoppio al minuto numero 29, quando è Scartocci a presentarsi con il destro, ma il pallone viene deviato in calcio d'angolo. Atletico Torino che trova però il calcio di rigore poco dopo, alla mezz'ora, e questa volta il fallo di Cursi viene visto. Dal dischetto si presenta lo stesso Tufano, con il pallone però che viene mandato fuori. E questo il vero momentum della gara, perché il Savio non ci pensa un attimo, pallone immediatamente dall'altra parte, e sarà Straffi a realizzare il 2-0, battendo Riccardo Mancini e portando all'intervallo i Blues sul 2-0. Inizio ripresa e Savio ancora più pericoloso. L'Atletico Torino in tutto il secondo tempo fatica davvero a uscire solo dalla metà campo. È Mirti a far partire l'azione. Il pallone arriva a botta sicura per Fontana, ma l'Atletico Torino riesce a salvarsi in affanno. 3-0 che però è di lì per arrivare. Sarà il lancio di Alfonsetti, preciso, in favore di Fontana, che con il pallonetto delizioso batte Riccardo Mancino e realizza il tris in favore dei Blues di Guglielmo. Non paghi. Il Savio riesce quasi a trovare il 4-0 al minuto numero 24, e infatti sarà così, perché il pallone arriva al numero 17 Canepa, con l'aiuto del secondo portiere dell'Atletico Torino Simone Muciglio, e calando il po' in favore dei Blues. Savio vicino anche al 5-0 al minuto numero 29, e questa volta per Canepa il pallone termina di poco sul fondo. Savio che non si ferma e trova anche il 5-0 quando i minuti sul cronometro sono 33, con il numero 18 Mirti, bravo ancora a battere il portiere di piemontese. 6-0 che di lì ad arrivare, e sarà l'ultima vera azione del match. A siglarlo questa volta sarà il numero 20, Jacopo Nicoletti, per la sestina vincente, e il primo set che può finire qui. Savio che si qualifica per la finale troverà il Tau Alto Pascio, per una Legione Lazio che sogna in grande. Sogna il grande slam.